37 ordinanze di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari. Beni sequestrati per il valore di 200 milioni di euro. Reati tra i più vari tra i quali associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione, usura, riciclaggio, turbativa d'asta e false fatture. Tutto questo è emerso dai verbali dell'operazione Terra di Mezzo che ha portato alla luce una cupola attiva nella capitale e nei territori limitrofi. Il principale responsabile è l'ex NAR, già leader della banda della Magliana, Massimo Carminati. Tra i nomi più noti l'ex sindaco di Roma Gian Alemanno. Il quadro generale delinea un'associazione versatile di malaffare, in grado di inserirsi nella terra di mezzo, tra i vivi sopra e i morti sotto. In un equilibrio illecito, capace di servirsi della politica per i suoi scopi, sono ammessi tutti i mezzi possibili: documenti falsi, corruzione, intimidazioni per arrivare a gestire le attività più varie. La più redditizia è sicuramente quella di smaltimento rifiuti. A seguito dell'operazione del ROS di Roma, il procuratore Capo Pignatone ha smascherato diversi tipi di attività criminale, la nomina pinotata di vertici di di alcune società municipalizzate, un grosso business nell'accoglienza di immigrati e nella gestione dei campi nomadi, assegnazione di appalti, nomine politiche e guadagni legati al settore dei rifiuti e del verde pubblico, anche attraverso la creazione ad hoc di apposite cooperative. Tre anni e mezzo di indagini della Procura di Roma che non hanno risparmiato nemmeno il territorio di Latina. Gian Mario Barruchello, già consulente del gruppo Cerroni, si è occupato da vent'anni a questa parte delle discariche della provincia, compresa quella di Borgo Montello. Anche lui è nella lista degli indagati. Diverse le verifiche effettuate a Borgo Piave e a Borgo Santa Maria che hanno portato al sequestro di immobili riconducibili a prestanome collegati poi ai principali indagati. I regolari sembrerebbero anche le gare di per la gestione dei rifiuti indette da Ama SPA nel 2013. In questo caso un imprenditore, anche egli legato alla politica perché appartenente alle fila del PD, è stato accusato di turbativa d'asta con l'aggravante dell'associazione di tipo mafioso. Anche nella provincia Pontina è stato riscontrato lo stesso sistema di cooperative creato appositamente per le illecite attività. Un complesso la cui portata risulta difficile da valutare e questi sono solo i primi risultati delle indagini.